signora mi raccontava che questa notte non avete dormito. Mai, noi non abbiamo mai dormito, il vento, la pioggia, si ripete la stessa cosa, si ripete con una cadenza di 20 giorni, un mese, perché l'altra volta era, mi pare, tra il 5 e il 6, oggi siamo il 6 di marzo, doveva essere una cosa straordinaria allora. A me tanto straordinaria non sembra, è una consuetudine questa ormai, è così e basta, e devono prendere senza meno, con urgenza, subito, devono prendere i provvedimenti, se no noi, io oggi rappresento il comitato Le Brecce, prenderemo provvedimenti veramente seri, perché non è possibile, basta dare un'occhiata intorno, come può vivere? Come possiamo vivere? Pensate anche di andare in regione? Pensiamo andare in regione, pensiamo di mettere degli avvocati. Non è possibile andare avanti più, non gliela facciamo più. Proprio, andiamo via di testa. Io non dormo la notte, mai. I miei figli sono preoccupati, mi chiamano di continuo, ma non è possibile. Io ho le pompe, ce n'ho 4, che riescono a tenere l'acqua, però siccome se va via la luce, noi nel giro di mezz'ora siamo allagati completamente, ma non sono solo io, tutta la zona.